saluto a tutti ragazzi da Missy91, siamo su Borderland Depresequel in compagnia di Atena e ci troviamo esattamente a Solitudine di Vorago. Siamo vicino a questo tizio che sta facendo qualcosa, perché è una delle tre missioni che andremo a fare oggi. Vedete, ci sono tre punti esclamativi e andremo a recuperare e a fare tutti. Allora, signore, aspetta, si fermi, mi dica. Salve. Non si può giocare senza l'equipaggiamento adatto. Buondì, stavo giocherellando a Sneak It, questo gioco che non ha senso ma che qui piace tantissimo. Allora, ho mandato la palla laggiù con un colpo. Non è che andresti a riprendermela, eh? Andrei io, ma penso che sia contro le regole. E credo che adesso dovrei correre sul posto gridando "Wella!" o qualcosa del genere. Ti mando le coordinate approssimate sul tuo eco. È da qualche parte, nei paraggi. Ti lascio al tuo lavoro mentre io cerco di calcolare il punteggio. Credimi, tra i due, il tuo è il compito più facile. Ed è ovviamente dall'altra parte del mondo la pallina. Ma con quale potenza l'ha tirata fino a là sto tizio? Ah, fly. Ok, andiamola a prendere. Ok. Prendiamo il mitraglino figo e andiamola a prendere. Esattamente, sarà tipo in quella cupola là, suppongo. Sperando che non ci sia nessuno. Io ho già ucciso qualcuno venendo fino a qua, quindi spero di non trovare troppa resistenza. Ecco, c'è già gente. Fatto, andiamo fortissimo. Siamo 2 a 184 nel 40° over di recupero. Non ho idea di cosa significhi. Ma è figo, quindi lo dici, ok, ho capito. Un gioco che non ha senso ma piace a tutti, perfetto, ottimo. Bene così, siamo 4 a 402 nel secondo inning. E loro hanno appena evitato. Sono carichi, hanno un attacco fortissimo. Fanno scambi rapidi, combattute. Ci sei solo tu, sono chi? Ecco, aia. Mi sto ghiacciando le chiappe. Quella è la palla da Sneak It. Riportamela il più in fretta possibile, così possiamo provare a vincere la partita. Ce ne servono 22 su 7,3 con solo 2 Sneak It. Abbiamo una possibilità, perché loro hanno appena fatto un bowl che non era un bowl e non ci sono esterni nel cerchio. Il problema è che i buchi stanno aiutando gli spinner di sinistra a uscire dal sabbione. Sarà un finale all'ultimo respiro. Ce la giocheremo fino all'ultimo over e forse fino all'ultimo bowl dell'over. Qualcuno mi traduce quello che ha detto? Qualcuno ha capito qualcosa? No, perché io non ho capito nulla. Ha detto bowl e Sneak It tipo 100 volte, sapendo che non vuol dire nulla, tipo. Vabbè, è stato anche veloce. Spero che non la rilanci via subito, che se la tenga almeno per un po'. Perché non andrò a riprenderla, non sono un cagnolino, non lo farò. Tra l'altro ho ignorato tutti quelli che mi sparavano, ma fa niente. Yeah. Tieni. Aspetta che vado a prendere l'ossigeno, che questo mi dice che sto soffocando. Io da sola non me ne accorgo, no? Quindi avviso, ok. Ingresso in atmosfera ospitale. Ecco fatto. Oh, bene, hai fatto una gran cosa. Finalmente ho la mia centuria, qualsiasi cosa sia. E abbiamo vinto, o forse perso, o pareggiato. Inoltre abbiamo riportato 3 Maiden nel padiglione. Oh, adoro questo gioco. Con qualche modifica alle regole non avrà più neppure un barlume di senso e sarà perfetto. Come simbolo della mia stima, mi piacerebbe farti entrare nel mio club di... No, no, va bene così, salve, arrivederci. Allora, fatto questa cosa inutile, brutalmente inutile, ci ritroveremo qui. Missione disponibile, sono questi i droidi. Andiamo a vedere quali droidi sono. Vi eviterò tutto il viaggio se sarà molto lungo e ci ritroveremo là, esattamente in quel punto. Oh, che figo, guardate, l'ho congelato in volo. Bello che rimane sospeso proprio. Non è che cade e si rompe, no, rimane in sospeso. Aia, che è successo? Robotti. Farò finta di non avere... Ah, dovrebbero essere alleati in teoria i robotti. Cioè, Jack c'è rimasto... Cioè, il problema è che io ora sto giocando a Borderland 2, no? Dove i robot sono i principali nemici da sconfiggere. Quindi averli come alleati mi fa strano qua. Mi fa molto strano. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. È lì, vedo il punto esclamativo, lo vedo vicino. È vicino, è lui. E questo è l'easter egg di Star Wars. Era un'idea terribile. Una nobile guerriera, grazie al cielo. Il mio amico e io siamo stati inviati dalla nostra padrona a consegnare un messaggio di vita a Toby Vanadobi. Ma il nostro mezzo è precipitato e ci serve una scorta che possa garantirci un passaggio sicuro. Non quel tipo di passaggio. Ci aiuterai, cacciatore della cripta? ICUP e RTFC. Ok, vi aiuterò, miei prodi viaggiatori. Fantastico. Naturalmente riceverai un pagamento adeguato.
Non posso esprimere l'importanza della nostra missione. Andiamo da Toby Vananobi. Sta palesemente imprecando lui, però vabbè. Tra l'altro questa missione, ragazzi, è pallosissima, perché bisogna portarli da un punto all'altro e loro ripeteranno in continuazione tre frasi, sempre quelle. E lui invece continuerà a brontolare così, mentre la gente ci ucciderà. Lavati il processore vocale con il disinfettante, misera appunto. Sottospecie di robot. Dai, esplodi, dannato. Indecente. Non stupisce che ti abbia rimosso il circuito vocale. Vai, vai, vai. Check it up. Tiè. Allora scappano via, quindi devo seguirli, ok. Oh, ok, ok. Ma dove dobbiamo... Oh, io vi seguo. Perché non ho un obiettivo, cioè, brutalmente. Ci sono loro gli obiettivi. Aspettatemi! Dove andate? Dove sono? Qua. Qua. Ah, sono caduti, ma brutalmente. Sono morti, perfetto. Aspetta, aspetta, non rompere i miei robotti. Chi è? Cos'è successo alla mia palla di neve? Non è esplosa. Grande Giove, no, Ritorno al futuro è un'altra cosa. Questo è Star Wars. Star Wars. Al massimo potete dire che la forza sia con te, Luke. Ma Grande Giove è un'altra cosa. Ah, si sono già alzati. L'altro? Ah, è quello, un cadavere, ok. Sì, non potrei essere più d'accordo. Anch'io. Decisamente. Oh, ok. Certo che non puoi farlo. È illegale e anche anatomicamente impossibile. Per robottino pervertito, cosa hai appena detto? Robottino pervertito. Perché io mi ricordavo che ripetevano sempre le solite frasi? Stanno facendo anche conversazioni interessanti, voglio dire. Circa. Circa. A qui ho già ucciso tutti, non dovrebbe esserci nessuno. Perché ho sbagliato strada prima e sono passata qua. Questa è certamente una sorpresa e non del tipo che avevo in mente. È inciampato. Ma no, ho ucciso tutti, vi ho detto. Ci sono passato un secondo fa, perché? Ok, ok, sanguinamento. Ok, no, 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 è asceso, porca miseria. Ok, forza Atena. Ricarica un po' più in fretta, Atena, ok. Brava Atena. Ok, fatto. Materiale lunare mio. Armi. Robe. Ce n'è ancora uno. Porca miseria, avere lo scudo, la schiacciata elettrica è qualcosa di fastidiosissimo. Grazie al cielo ci hai protetti così bene. Siamo quasi arrivati. Non possiamo gettare la spugna proprio adesso. No, no. Sia mai che gettiamo la spugna proprio adesso. Ma certo, seguimi. Ma magari se facessi un critico, dato che lo sto colpendo in testa, no, eh? Ok. Ma quella torretta... Cioè, spara a me e loro neanche li guarda proprio. Ma amore. Indecente. Ah, ecco. Che ti abbia rimosso il circuito vocale. Allora ricordavo giusto. Erano in loop. Dopo un po' rincominciano da capo tutto il giro di frasi. Ci vogliamo spicciare? Dove bisogna andare però, ragazzi? Ragazzi, datemi un obiettivo, così vado avanti. Intanto libero la strada. Tiè, troppo alta. No, 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 tu non ascenderai. Tu non ascenderai. Guardate che esplodesse quella cosa, ok. Perfetto. Ma si sono fermati. Ah no, sono caduti di nuovo? Dove sono? Ma dai, ma quello, ma non sa camminare. Ma porca miseria. Cosa è? Oh, ok. È imploso su se stesso. Ma il scarro del mio robotino insegnagli a camminare. Hai imparato questi vocaboli da scaricatore di porto, ma dovresti sapere che anatomicamente questo è impossibile. Glielo hai già detto e lui te l'ha già ripetuto, quindi non gli importa. Impara a camminare che è meglio. Su cosa inciampi poi che non ci sono buchi? Il processore vocale con il disinfettante. Ma basta sto processore vocale.
Vabbè che sei un claptrap e devi essere fastidioso per definizione, però porca miseria. Ma Obi-Wan aveva la barba? Veramente? Che succede? Dei robot e un cacciatore della cripta? Ah, io sono solo di passaggio. Signore, ci hanno mandato a cercare Toby Van Adobe. È lei? Sta registrando? Sua altezzosità! Cervello di Skeg, ti sei portato via il mio scrub e sfogliante Torque Pedal. Lo sai che uso solo quello? Questa è la principessa Leila, ragazzi. È lei. Perché ne esistono solo 3 flaconi in tutto l'universo. Senza non posso uscire. Aiutami, Toby Van Adobe, hai la mia unica essenza. Oh, ecco qual era il problema. L'ho finita proprio adesso. Cosa te ne fai delle sfoglianti di Skeg? Tu non lo so, ma vabbè. Cosa? Ha trovato gli altri 2 flaconi subito dopo che siamo usciti e il viaggio è stato totalmente inutile? Evviva! Io... Beh, ci ha fatto uscire dalla nave, quantomeno. È davvero imbarazzante, ma non possiamo pagarti. Cosa? Venite qua voi due, bricconi! Sì, non potrei essere più d'accordo. No, non sono d'accordo. Ah, mi paga lui, ok. Vi smonto circuito per circuito, se no... Cosa mi regali di bello? Spada splendente di Toby. Qualcosa per il disturbo. Un modo elegante per essere impacciati e incapaci, perfetto. La spada laser, è lei. Mettiamola subito, proviamola per me, perlomeno. Ma lol. Ok, proviamola un po', dai. Allora, ragazzi, c'è un'altra missione. Non so se riuscirò a farla stare... Dove cacchio è? Non so se riuscirò a farla stare nel video, ma ci proverò, perché voglio finire queste missioni per andare avanti. Siamo vicino alla fine, come vi ho detto, e quindi voglio finire questo gioco per partire con un altro gioco. Siamo vicini alla fine anche in Resident Evil, quindi vorrei iniziare l'anno nuovo con giochi nuovi. Sarebbe una figata, non so se ci riuscirò, ma ci proverò. Quindi, correrò velocemente qua. Il ritorno del Capitano Kef. Il cretino che scopre territori già scoperti. Fantastico. Ci rivediamo dall'imbecille coi baffi. Ecco qua l'imbecille coi baffi. Salve signor imbecille coi baffi, mi dica. Ha scoperto nuovi territori che erano già stati scoperti prima di lei? Ehi, hai un minuto? No. Perbacco. Perdincibacco. Fa una buona azione, ti spiace? Sono il capitano Shep. Lo so. E ho appena scoperto questa luna. Non è vero. È necessario che la rivendichi prima che lo faccia qualcun altro. È già stata rivendicata, ci vive gente qua. Lo sappiamo familiare. Già che esiste. Comunque ho Barbone. La bandiera. Baffone. Regregadora quando pianti una bandiera, ma il protocollo reale esige che io stia sulla terra. Sì, sì, lo so, come vede sono molto interessata a quello che mi sta per dire. Ci ho provato e riprovato, ma non riesco a fare le due cose insieme. Che peccato. Arrivederci. Se potessi prenderla e issarla tu per me, io me ne starò qui e Re Greg avrà una nuova colonia. Ti piacciono un sacco le colonie. Prendiamo la bandiera. Ve l'ho detto che ce n'erano un po' troppe. Cioè, guardate quante bandiere ha, quante robe devi rivendicare ancora. Basta. Questi stranieri possono irritarsi un po'. Ma non mi dire. Ma mi sembra di avere un déjà vu incredibile. Bene, ora comincia a issare mentre io saluto. Dammi già la scopetta che te la metto in quel posto subito, dato che prima o poi ci arriveremo alla scopetta. Eccola che garrisce in tutta garrisce. La sua gloria. Ora devo restare qui sull'attenti finché stai, stai. Non arriva in cima. Ma no! Se nel frattempo gli abitanti locali dovessero... È solo un'altra missione! Oh sì, sembra proprio che accada... Dov'è? È saltato, guaia! Ma fa schifissimo quest'arma! Guardate! Ma non colpisce quasi! Cioè, il danno che ha preso era palesemente del mio... A parte che è instabilissima, si muove tantissimo... Quanta precisione... No, scusate, quanta precisione ha sto robo? 80, veramente? A me sembrava tipo 2. Probabilità folgorazione 5,3. Questo è il problema, che folgora una volta ogni 650 miliardi di anni. Ok, cambiamola subito, non ci serve. Sarà che a me le armi laser fanno brutalmente schifo, ragazzi. Cioè, non ho mai usato armi laser. Mi fanno parecchio schifo. Sa che mi rigeneri la vita. Vai, vai. Sanguina, brutto schifo. Pure tu. Mi rigenerate la vita, vai vai. Ecco, ora morirò, vero? Me ne ero accorta. L'arma laser del cacchio mi ha fatto morire. Ok. Ma sto già crepando, ma quanto male fanno sti bestioni?
Muori. Tra questi pezzenti sembra che sia necessaria un'estirpazione. No, perché? Ma te la do a te la tiratina di collo, però. Dov'è? Eccolo, che comincia a dire che non ce la fa più. Corretta. E il saluto può cominciare a perdere. Guarda, io ti lascerei lì tutta la vita così, così impari. Schifoso, dov'è sta scopa? Sto scopettone. Bene così, ora piazzala. Ma che diavolo ti prende? Che la tua assistenza al saluto è stata ammirevole. Credo che tu abbia un talento naturale. Che questo vola brutalmente? Cioè, ah, ma qui c'è qualcosa che mi blocca, ragazzi. Brutalmente. Guarda! No, vabbè. Hanno modellato bene il terreno qua, mi dicono. Cioè, stiamo volando tantissimo. Eliminateli! Non ho parole. Perfetto. È morto prima che lo colpissi, veramente. Ok. Fatto? No, devo uccidere ancora uno. Tiè, l'ho lisciato. Preso. Alla fine è meglio così. Sai, questo posto potrebbe essere l'ideale per un campo da sneak it. No, lo sneak it, no. Ho appena aiutato un imbecille. Oh, splendido. Puoi rimuovere il supporto? Sai dove lo vorrei mettere il supporto, vero? Che sollievo. Persino dei muscoli di saluto prodigiosi come i miei cominciavano a tremare per il titanico sforzo. Oh, a quanto pare hai fatto un gran macello. Beh, non temere, queste cose alla fine si sistemano, sì, sempre da sole. Voi non ve ne frega nulla, ve ne andate poi, chi se ne frega, giusto? Beh, non voglio indugiare, ci sono ancora tanti posti sconosciuti da civilizzare. Prendiamo questa o prendiamo... Stammi questa, bene. Però è una precisione che fa schifo. Prendiamo la pistola. Ok, ciao tizio strambo. Come è entrato? Va bene. Ecco fatto. Come vedete qui non c'è più niente da fare. Come che si zoom indietro, ecco fatto. Non c'è più niente da fare. Ci manca questo pezzo, ma lo andremo ad esplorare più avanti, perché ci saranno altre missioni qua. Andremo avanti nel prossimo video con la missione principale e vedremo dove ci porterà. Dovremo entrare nel sito degli scavi e vedremo cosa ci aspetterà con la missione principale. Come sempre vi chiedo like e commenti, iscrivetevi al canale e alla prossima! Un saluto a tutti e buona giornata!